Da più di un secolo sul territorio, Macchini Ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini Ceramiche, sempre al vostro servizio. Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio, molto convenienti. Per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Buonasera, un saluto a tutti i nostri telespettatori di Insieme a Canestro per l'ultima puntata di questa quarta stagione e grazie per averci accompagnato fedelmente da ottobre a maggio. Potrebbe esserci una puntata extra di cui eventualmente vi informeremo, però il nostro format prevede 25 puntate e quindi teoricamente questa è l'ultima e anche questa sera potete seguirci in diretta sul canale 80 di Rossini TV che è visibile in tutta la regione, sulla nostra pagina Facebook, in streaming, sulla nostra app che potete scaricare e sul sito internet di Rossini TV. Grazie ancora una volta agli sponsor che hanno sostenuto il programma, Conad Montecchio e Macchini Ceramiche, e passo a presentarvi gli ospiti di questa sera. Siamo veramente, veramente felici di avere in studio con noi questa sera Justin Wright Foreman, guardia della Carpegna Prosciutto. Hi guys, thank you for having me, appreciate it. You can also say hello in italiano. Oh, ciao, ciao, ciao. Perché abbiamo sentito prima che qualche parola comincia a parlarla, lui è molto curioso e l'altro ospite è con noi, è un collega ed amico, Michele Romano. Buonasera. Ciao Michele, grazie a Giovanni Bruscia per la traduzione simultanea che farà a Justin e adesso intanto passo la parola a Giovanni Zidda che vi indicherà come mettervi in contatto con noi per porre domande su WhatsApp e rispondere al contest che lanceremo fra poco e che, essendo finite le partite in casa, mette in palio una sciarpa griffata VL a chi risponderà per primo. Buonasera, buonasera Bette, buonasera ai telespettatori. Intanto ci scusiamo per il ritardo di qualche minuto dovuto a problemi tecnici. Intanto ben trovati a tutti per questa ultima puntata di questa quarta stagione di Insieme a Canestro. Come sempre il numero WhatsApp 370-366-7210 oppure potete commentare nella diretta Facebook di Rossini TV. Il contest che mette in palio la sciarpa griffata VL Pesaro 2024 a chi risponderà per primo riguarda proprio il nostro ospite qui in studio Justin Wright Foreman, che ha disputato 9 partite in maglia biancorossa. Vogliamo sapere quante volte è andato in doppia cifra e nei punti segnati, quindi qual è stato il suo massimo punteggio segnato con la maglia pesarese. Bene, penso che l'AIR stagionale ve lo ricordate tutti, probabilmente anche la squadra contro la quale ha segnato, però magari andare a vedere quante volte è andato in doppia cifra in queste 9 partite, chi sarà più veloce, dai, ormai internet vi aiuta su queste cose, quindi si vincerà la sciarpettina della VL Pesaro 2024. Volevo ricordare inoltre che domani mattina alle ore 12 sui canali social della VL la conferenza stampa di Coach Meo Sacchetti per presentare Umana Reyer Venezia Pesaro domenica alle ore 18:15. Bene, allora dalla regia io chiedo subito ad Andrea di mettere in onda gli highlight di VL Cremona. Riguardiamo insieme Justin alcune immagini della partita, una partita sofferta, cominciata con un po' d'ansia, se vuoi intanto Giovanni tradurre, poi dopo cambiata nella ripresa. Cosa vi siete detti negli spogliatoi durante l'intervallo per riuscire a sbloccarvi, visto che davvero la partita era cominciata con tanti problemi e con un po' di paura? We just knew that we had to stay together. We know we're fighting for something, so we're just trying to put our best foot forward every game and just try to play hard and
you know, obviously these games mean a lot to us, so we're just trying to get it done and just play as hard as we can. Beh, ci siamo detti praticamente che dovevamo mettere in campo tutto quello che avevamo, soprattutto unirci, e perché per noi comunque era una partita che contava molto, per Pesaro contava molto, sapevamo l'importanza della posta in palio, quindi sicuramente era importante fare meglio, fare di più e farlo tutto insieme. Alla fine ci siamo riusciti. Certo. Senti Michele, mentre Varese approcciava la partita con Treviso finendo subito sotto di 15, quindi portando un po' di scoramento sugli spalti perché si puntava insomma all'aggancio su Treviso che poi non è arrivato, a Pesaro invece Cavina ha ordinato subito la zone press dal primo minuto, tirando, come si dice, un po' la partita, no? Ecco, questo che volevo chiederti, la domanda però è un'altra, cioè quanto secondo te i risultati di fine campionato sono veritieri e quanto incidono le motivazioni, la serietà, la sportività, visto che in questa ultima giornata queste caratteristiche per noi saranno fondamentali? Io credo che, credo poco ai complotti, quindi io credo che il campionato fino all'ultima giornata sarà un campionato regolare. È chiaro che all'ultima giornata le squadre arrivano con situazioni fisiche completamente diverse, ambizioni diverse, quindi obiettivi diversi, alcuni già raggiunti, alcuni da raggiungere, e si fa quello che si può. È chiaro che io ho visto la partita con Cremona, l'ho seguita mentre ero in treno, rientravo da Milano a Pesaro in treno, e mi ha sorpreso molto questa, come dire, forza, ma anche questa resistenza di Cremona per i 40 minuti. Io credo che sia stato un bello spot per il basket in generale. Da un lato la sportività di Cremona, che ha giocato una partita vera fino all'ultimo minuto provando a vincerla, dall'altro, come dire, anche la forza della VL, che ha dimostrato di avere la possibilità e le carte giuste di giocarsela fino all'ultima giornata di campionato, anche se, diciamo, gli incroci sono abbastanza complessi e non girano a favore di Pesaro. Poi ne parleremo di questo, adesso volevo anche un po' parlare di Justin, guardiamo allora le immagini sue che lo riguardano. Andrea, se puoi mettere in onda le foto e i video che riguardano il nostro ospite. Intanto volevo chiederti, come giudichi questa tua prima esperienza in Italia? Ti è piaciuta? Lo reputi il livello adatto per te? Dove immagini il tuo futuro? This is one of my bucket list places to go. I always wanted to come to Italy because I think, as people have come to find out about me, I'm into art. So this is one of my favorite places to go. One of my places to go because I wanted to visit the Sistine Chapel one day, but obviously I get to play basketball here. So I'm having a great experience here, especially since, like I told you before, the crowd is so loud sometimes you can't even hear coach yelling or your teammates talking sometimes. So I'm enjoying myself. It's a great place to be when you're outside. The people are amazing. And my teammates are just amazing too, especially helping me adjust since I've arrived here. So shout out to my teammates. But, you know, everybody made it easy to adjust here. So. Sicuramente venire in Italia e giocare in Italia è sempre stato uno dei miei obiettivi, è un obiettivo che ho sempre voluto, sicuramente era uno dei miei desideri, anche quello magari di visitare la Cappella Sistina, magari farlo anche potendo giocare a basket, è successo qui a Pesaro e mi trovo molto bene, poi è stato molto bello comunque anche vedere diversi pienoni in arena, diverse migliaia di persone comunque a tifare per noi, a incitarci, urlare, quindi veramente è stato... Dice che qualche volta non sente il coach che gli dice le cose. Esatto, da quanto urla la gente, quindi sì, anche questo ovviamente è fonte di grande carica e di grande motivazione per lui. Perché prima abbiamo ricordato i paesi in cui ha giocato, ci ha detto Francia, Turchia, Germania, anche Cina, e solo in Turchia lui dice che c'è stato un livello di tifo così, però essendo subito dopo il Covid c'era meno gente, quindi facevano... caos, diciamo, rumore, però erano pochi rispetto ai pesaresi. Everybody had every place I've been, there has been a lot of support. When I was in China, I was there during a time of COVID. They were still dealing with that. And when I was in Turkey, that was right after it, so they weren't allowing a lot of fans in. And but they obviously, when they started to lift the rules and people started coming and started to get loud, but this is probably on my list of my favorite places that I've played in Europe, even though I played in a few, but
just the support that we get every game from the fans, whether it's you know, just taking pictures with the kids or taking pictures with the growner people, mm-hmm. and you know, just me just being here is just like a great thing and a blessing. So I'm just happy to be here and enjoy it. Sì, ho giocato in Cina, anche se quando ho vissuto quell'esperienza in Cina eravamo nel pieno del Covid, quindi c'erano comunque delle forti restrizioni con cui fare i conti. Poi ho giocato in Turchia poco dopo e anche lì c'erano ancora un po' degli strascichi e delle limitazioni, però comunque il livello di tifo, di sostegno si è fatto sicuramente sentire. Però devo dire che qui in Italia, soprattutto qui a Pesaro, è un altro livello, è ancora più bello, anche un posto dove magari far crescere per alcuni mesi anche mia figlia, quindi sicuramente è tutto molto bello, me la sto godendo e di questo devo essere grato, come devo essere anche i miei compagni che comunque mi hanno aiutato a inserirmi bene, mm-hmm. visto che sono arrivato alla stagione in corso. Il livello tecnico come lo giudica del campionato? What about the championship in Italy? Both leagues I feel like are tough. The Turkish league was you get to play a little more physical, but I feel like this level of basketball here is the perfect level, because obviously you could play your game a little bit as a guard, and you know, it's just free flowing, and I feel like me and coach have a good relationship, so or a really good understanding of each other, so mm-hmm. he talks to me, you know, and just tells me a lot of things to help me and a lot to grow, and so do everybody else on the coaching staff, so it's been good. È bello, il campionato italiano è bello per quanto riguarda, di un buon livello assolutamente, per quanto riguarda la Turchia e anche il campionato italiano sono due leghe, due campionati fisici. Devo dire però che secondo me il basket italiano, il campionato italiano è il livello perfetto, quindi anche per questo comunque mi sto trovando molto bene, gran parte del merito è anche ovviamente del coach. Dice che c'è una relazione molto stretta, molto forte, gli parla tanto, coach, vero? Coach talks about you and also talks with you a lot. Yeah, he talks with me. We have talks from time to time. I'll go to him or he'll come to me, and basically pulling me aside to just tell me pretty much just like about my mistakes on the court, or like if you have to watch film and, you know, just try to correct them. So I appreciate that because I'm a big film guy. I like to learn. I like to grow in all aspects of the game, even if it's on offense, defense, or even just like just mm-hmm. me being a person in general. So I take what I can because get. Because he was a player, so yeah, probably so he helps. So that helps a lot. I guess there's a lot of understanding when you mm-hmm. play for a coach who also played basketball. Mm-hmm. So, you know, that helps a lot with my game too, because even off the court, you know, he just like he's funny, so like just even talking to him, just going to bother him sometimes, I'll always do that before the games, always go up to him and bother him, and we'll like share a laugh, but you know, just watching film with him and just, you know, fixing some of my mistakes, mm-hmm. that means a lot to me. Sicuramente è molto importante avere un coach che ha giocato a pallacanestro, quindi ovviamente ad esempio coach Sacchetti mi spiega, mi prende da parte, mi spiega magari quello su cui posso migliorare sia in termini offensivi che difensivi, quindi anche come posso fare un ulteriore step, un passo avanti sia come giocatore che anche come persona fuori dal campo. Tutto questo è sicuramente molto bello, un rapporto ottimo con lui, poi tra l'altro anche a livello umano è una persona molto divertente, quindi ci sto veramente molto molto bene insieme. Senti Michele, un esterno Justin che ha portato quella componente di istinto, di fantasia che probabilmente mancava in questa squadra, anche a volte forse sopra le righe in certi momenti, no? Però i giocatori di talento sono fatti così. Lo vedi adatto al basket europeo? Secondo te in cosa dovrebbe migliorarsi per avere una bella carriera da noi? Beh, non è una domanda facile. certamente io credo che Pesaro per Justin possa essere veramente un punto di partenza per crescere e per avere una carriera di un livello superiore. Un paio di appunti li ha già fatti lui. Ha la fortuna di giocare in una squadra allenata da un coach che ha giocato a basket e quindi può stimolarlo, aiutarlo costantemente. Mm-hmm. Due, sta giocando in una squadra, come dire, che si trova in una situazione particolare, quindi che non gioca sul velluto, che ha bisogno di vincere, quindi anche mentalmente mm-hmm. Può fare un salto di qualità, e in qualsiasi altra società migliore dal punto di vista del budget e degli obiettivi si troverà sicuramente più a suo agio. È chiaro che deve, a mio parere,
controllare un paio di cose. Intanto, questo è un campionato, quello italiano è un campionato molto più tattico. Gli arbitri sono molto più severi sui contatti e contano molto di più i fondamentali. E, però mi viene in mente anche un qualcosa, come dire, che, del quale sono sufficientemente convinto, e cioè che il basket europeo in generale, quello italiano in particolare, ma il basket europeo in generale ha migliorato anche il modo di giocare dell'NBA. L'NBA oggi non è più soltanto corri, tira e tira da tre, ma è molto più tattica, molto più attenzione anche sui contatti, anche sui fondamentali. Quindi l'NBA resta un grandissimo spettacolo per il pubblico, ma grazie alla presenza di giocatori europei e anche qualche italiano, anche il basket NBA è cresciuto di qualità. Ha portato qualcosa di diverso, certo. Giovanni, allora abbiamo lasciato un po' di tempo perché i tifosi potessero intanto scrivere qualche domanda, se ne hai. Iniziamo subito intanto con alcuni complimenti. E per Justin, buonasera a tutti. L'unico rammarico sono Claudio, l'unico rammarico è non averti avuto da inizio stagione. Ci siamo divertiti veramente molto, grazie di tutto e grazie della tua permanenza qui a Pesaro. Buonasera Justin, ti ringrazio, oltre che l'impegno non è mai mancato, ma la tua grande disponibilità a fine partita e casalinga a fermarti sul parquet con tutti i tifosi. L'uno a uno a salutarli tutti, specialmente con i più giovani e più bambini. Mauro. Quindi un grande apprezzamento. They appreciate you also like a person on the court. Thank you, I appreciate that a lot. Justin, vi ringrazio, Justin vi ringrazio, apprezza i vostri commenti. Hai tanta tecnica, tanta passione, comunque vado, mi piacerebbe ancora vederlo qui a Pesaro anche per la prossima stagione. Hai quel estro che può dare la vittoria a tutti, grazie per il tuo contributo Nicola da Pesaro. Volevo chiedere, ci chiede il nostro telespettatore, se in caso ipoteticamente di retrocessione sarebbe disposto a restare qui a Pesaro, oppure anche se rimaniamo in Serie A 1, comunque in massima serie di italiana, puntare subito quindi a un continuo di VL. That's obviously stuff that has to be talked about, but I mean, I love the city of Pesaro, so I mean, Pesaro will always have a special place in my heart. Obviously, like I said, that stuff would have to be talked about on other terms, but like I said, I love the city. The city is beautiful. Pesaro è una città bellissima, ce l'ho nel cuore, però diciamo che rispondere a questa domanda è difficile, è ancora un po' presto per parlarne. Vediamo come finisce come prima, no? Poi vedremo. Ok. Ho scritto che ho fatto un sogno e che avremo festeggiato la permanenza in Serie 1 alla Palla di Pomodoro a Pesaro. Rimarrà un sogno, speriamo di noi di festeggiare. Queste sono le parole di Rodolfo. Un altro messaggio. Buonasera a tutti, prevedo una partita tosta e importante per la nostra squadra. Penso 91-88 per noi, crediamoci tutti insieme fino alla fine. Tiziana da Fossombrone. Va bene, questo adesso me lo segno perché tanto ormai è la... il pronostico. Allora, senti Justin, che serve una vittoria a Venezia, probabilmente lo sai già ormai, ma sono riusciti a spiegarti che per salvare la Serie A devono verificarsi altri due risultati e quindi cosa ne pensi di questa regola della retrocessione che in America non c'è? Well, obviously, the goal when I came here, or the goal for the whole season when everybody first got here, and like I said, I'm new, but it's not to go down. I would obviously feel upset because I would also feel like I was a part of that because I'm new, just because of, you know, how I am and how competitive I am, and knowing, obviously, coming to the situation, what it's about. But we can only control what we can control on the court, so... We can only control if we win, not if what other teams do. So we have to be able to go on the court, play hard, and take care of business and not worry about anything else, because worrying about anything else is going to sidetrack us, or, you know, make us play a certain way where we're not supposed to. And that's not what we need. Everybody just needs to keep playing like a team, like we've been when we were, you know, we won two games and then obviously we lost, but like we still played together. So we just have to keep playing together as a team for us to achieve our goal and not worry about anything else. Okay. Noi diciamo sì, è stato diverso perché comunque noi in America non abbiamo questo concetto, questa istituzione della retrocessione, quindi è stato comunque anche diverso arrivare qui.
la stagione in corso, scoprire anche questa cosa nuova, comunque diciamo assimilarla, però tutti noi ovviamente quando siamo arrivati qui a Pesaro sapevamo che l'obiettivo era quello appunto di non retrocedere, di mantenere la categoria, e sapevamo che sarebbe stata difficile come adesso, però sicuramente per quanto riguarda l'immediato futuro noi possiamo controllare soltanto quello che è il nostro potere, quindi ovviamente possiamo e dobbiamo pensare a vincere a Venezia, poi quello che faranno gli altri. Non è nel nostro potere controllarlo, certo. E Andrea, se vuoi proiettarci la classifica della Serie A, come vedete NutriBullet e Open Gioventis a 22 punti, purtroppo in caso di arrivo a 22, tutte e tre, sapete già che sarebbe Pesaro a retrocedere per classifica avulsa, quindi anche una retrocessione crudele, Michele, perché non sarebbe, dico in caso di arrivo a 22, perché poi a Venezia può anche capitare di perdere, ma se dovessero verificarsi la sconfitta di Treviso, ma anche la sconfitta di Varese, purtroppo per quel 2-0 pesante che abbiamo accumulato nei confronti diretti con l'Open Gioventis, retrocederebbe Pesaro. Come vedi quest'ultima giornata? Allora, la risposta più semplice è che la VL non doveva trovarsi in questa situazione, così certo. Questa è la risposta più elementare che io possa dare. È chiaro che è un ginepraio, è chiaro che la squadra è in un cul-de-sac dal quale è abbastanza complesso poterne uscire, però io credo che bisogna onorare fino all'ultimo il campionato e i propri obiettivi. L'obiettivo prossimo, immediato, è vincere a Venezia. Dopodiché si resterà attaccati alle radioline per capire come va a finire. È Tortona, chiaro... scusami Michele, Tortona sì. Può arrivare, allora in questo momento è ottava e ai quarti di finale andrebbe in bocca alla prima che oggi è la Segafredo. Ecco, quanto può essere interessata Tortona, secondo te, a vincere questa partita a Treviso per arrivare, che ne so, settima e a prendersi Milano, che alla fine più o meno questo, siamo lì. Esatto, questo è quello per me pari sono, non è in ballo neanche la possibilità di giocare l'eventuale partita interna, quindi tutto sommato l'eventuale bella sì. In casa, quest'anno i playoff si giocano al meglio delle 5 partite, ma l'eventuale quinta è sempre sul campo della miglior classificata. Quindi secondo me, ripeto, non è tanto il calcolo di finire settima, ottava, ma quanto questa squadra, Tortone in questo caso, arriva, come arriva alla partita decisiva e come ha programmato anche fisicamente certo. il playoff. Quindi, o come se dire, vorrà risparmiare qualcuno, far riposare qualcuno, stare attenti a non infortunarsi, anche queste cose qua pesano. No? Assolutamente sì. Ah, che, per esempio questa è una componente che Venezia potrebbe rispettare perché è già quarta, non può arrivare né terza né quinta. E quindi, visto che dovrà affrontare un playoff per vincere lo scudetto, credo Venezia che giocherà, no? Almeno ci proverà, potrebbe anche non volersi ammazzare in questa partita. Ecco, ripeto, questo è quello io che onestamente ci credo, io non credo molto alla possibilità di, come dire, di stare a guardare a tanti dettagli. Io credo che ogni giocatore vada in campo per vincere, ogni squadra vada in campo per dare il massimo di quello che può in quel momento. Ovviamente c'è una post-season importante per delle squadre che ha un peso ed ha un peso soprattutto per le prime 3-4 della classifica e poi quelle che ad occhio si possono giocare il titolo. È una formula, lo dicevi bene, è una formula crudele. Magari un turno di spareggio per squadre che diciamo che non sono l'ultima posizione poteva essere un qualcosa. Si facevano i play-out una volta, no? Tanto poteva essere, come ci dire, sono. Certo, poteva essere un vantaggio per dare chance a squadre che anche nella seconda parte della stagione hanno investito, dare la possibilità al pubblico di continuare a vedere per qualche altra partita, quindi non vedere la stagione finita praticamente all'inizio del mese di maggio o a metà maggio, e anche alle società di poter contare su qualche piccolo incasso in più che in tempi di magra non guasta. La e comunque, formula è questa. Se tu pensi alla fine la VL ha vinto in questo mese tre partite su quattro. Quattro su cinque mi sembra. Ha vinto a Sassari, ha vinto in casa con Pistoia, poi ha perso a Tortona, poi ha battuto Cremona. Avesse avuto un ruolino di marcia così era da playoff. No. Sì, era da playoff, è vero che la squadra è diversa da quella che abbiamo visto nell'inizio della stagione. Troppo tardi costruita bene, diciamo. Troppo tardi costruita bene, però io credo anche che non sia facile costruire le squadre
con un peso specifico importante, avendo un budget abbastanza ridotto all'inizio della stagione, quindi è sempre molto difficile. Uno ci prova a lavorare col budget che si ha, dopodiché la classifica chiama ulteriori investimenti, bisogna trovare ulteriori investimenti, non è un'operazione facile. È chiaro che questa squadra è una squadra che non merita la retrocessione, è una squadra che per quello che ha fatto vedere in campo e per qualità dei giocatori che sono arrivati, è una squadra che starebbe tranquillamente nel play-in, come si dice adesso, per termine positivo rispetto alla post-season. Certo. Purtroppo c'è un inizio di stagione abbastanza pesante, abbastanza altalenante, che ha condizionato poi tutta quanta la classifica. Giovanni. Sì, allora intanto voglio fare sicuramente un saluto, un abbraccio ai Leppi Casa Brindisi, comunque è stata la prima squadra comunque dai matematicamente retrocessa in Serie A 2, comunque certo, dopo per la tantissimi passione che anni c'è a Brindisi, che hanno avuto, tanti sarà anni un dolore, certo, di partecipazione dal 2012 che non si retrocedeva. Una domanda ci arriva invece da Maurizio Carapanzano, che è stato ospite qui qualche settimana fa. Una domanda per Michele Romano: fino a pochi anni fa la parola budget non era così abusata dagli addetti ai lavori, e non solo per stilare una classifica e a volte errori e lacune, nonostante ci siano sempre state squadre economicamente più o meno importanti. L'esempio di Pistoia sicuramente è importante, ma la storia è piena di queste situazioni. Non sono quindi più importanti le scelte che si fanno in un mercato extracomunitario globale, che in teoria lascerebbero ampio spazio per portare giocatori con caratteristiche fisiche competenti e competitive qui a Pesaro? Domanda complessa. Io credo che il budget abbia un peso importante anche all'interno di un mercato globale. È chiaro che se si vogliono prendere giocatori di un certo livello e vogliamo richiamare questi giocatori all'inizio della stagione, è abbastanza facile pensare che questi giocatori abbiano un costo significativo. Poterli tenere sotto controllo e magari prenderli in una situazione diversa ovviamente ha dei costi diversi. Il budget conta, ma il budget non è decisivo. Milano ha un budget direi infinito, ha forse due squadre, se non addirittura due e mezzo, per poter giocare il campionato italiano, e non è detto che Milano vinca automaticamente lo scudetto. Errori li fanno anche le big, ad alto livello magari, sono errori di alto livello ma sono sempre errori, no? Conta l'alchimia della squadra, sì. L'alchimia della squadra, soprattutto quando ci sono cambi numericamente così importanti da stagione a stagione, cioè quando ogni anno bisogna ricostruire una squadra, trovare l'alchimia di una squadra a prescindere dal budget diventa un'operazione sempre molto molto complessa. In questo momento, nella seconda parte del campionato, forse nell'ultimo terzo del campionato, si è trovata con dei giocatori nuovi l'alchimia giusta, e i risultati si sono visti. Volevo chiedere a Justin, nel metro arbitrale, no? Come lo ha trovato? Cioè, tutela abbastanza gli attaccanti? Oppure perché lui ha fatto un debutto clamoroso, no? E ovviamente dalla partita dopo gli sono saltati tutti addosso, no? Onestamente è sembrato un attimo in difficoltà nelle partite subito successive al debutto con Brescia, poi piano piano ha trovato le misure. I don't have anything bad to say about the referees. I feel like the most of the time when I do talk to them is just to get a understanding of, you know, because obviously I played in like the NBA and certain moves are not allowed over here that are allowed in, you know, allowed over here. So when you try to rip through and go, it's not the same as if you do it in, well, here. If you do that move here, it's not the same if you do it in America. So sometimes it's just to get an understanding or just to ask how certain things are fouled, because obviously I see the way certain teams play me, and they obviously they play physical, which is okay. I don't have a problem with that. Like I said, it's just to get an understanding. I'm never like, going at the referee, because it's not about that, because life is a lot more... It's a lot more serious than that, than just a little foul. So that's really it. I don't have any problems. I feel like it's pretty even at times. Non ho alcun tipo di problema con gli arbitri, anzi comunque sono stato in un buon rapporto anche con loro, perché comunque
per me il campionato italiano, come dicevo prima, è qualcosa di nuovo rispetto all'NBA o comunque al campionato, al basket che si gioca in America, quindi spesso mi trovo anche a parlare con loro in maniera anche un po' stretta, cercando di capire come mai c'è stata una fischiata oppure no, oppure perché non c'è stata, quindi diciamo che c'è anche questo bello scambio che mi permette anche di capire diversi aspetti del gioco e del basket europeo e italiano. Senti, a me mi incuriosisce quando un giocatore è mancino, no? Come lui, ecco, quali sono i vantaggi che lui ha trovato nell'usare la mano sinistra? Si sente altrettanto forte con la destra? Using the left hand. A lot of people say that lefties have an advantage because obviously not a lot of people are left-handed. But people don't know I'm actually right-handed. I write with my right hand, so which is kind of weird, but I play sports with my left. But I guess it's a great talent that I have, or a great great gift from God that I have to be able to, you know, be a left-handed and be a part of that you know, small group. But you know, I just try to use my gift and my advantage every day, and just try to be, you know, just to be the player that I am, and just score or pass or just be deceptive. Sì, tanti diciamo che si focalizzano su questo aspetto. Uso molto bene la mano sinistra, però non sono mancino, quindi sicuramente questo è magari una curiosità che non tutti conoscono. Quindi lui scrive con la destra? Però ringrazio Dio comunque per avermi dato un ottimo utilizzo. Tu scrivi con la destra, ok. Write with the right hand. Mm-hmm. Okay. Scrive con la mano destra, però ringrazio Dio sicuramente per avermi dato questo bel potere, talento, tra certo. Bel, perché ha detto siamo un piccolo gruppo, no? Esatto, di destre che giocano però molto bene come se fossero dei mancini. Ok, e quale si sente il suo punto forte in questo momento? Hai visto che è ancora giovane, cosa può invece migliorare, cosa vorrebbe avere di più nel suo bagaglio tecnico, diciamo? From a technical point of view. I feel like I can score from both sides. I feel like it's not anything. I can pass with both hands. It's just whether what the defense gives me at the time, because I would like to try to avoid turnovers as much as I can, because obviously I see how much that affects winning. But I don't have any flaws with this. I may have to, you know, work on it to get it better, but it's not anything that is to worry about. Sì, diciamo che sicuramente per quanto riguarda gli aspetti negativi è un po', non c'è un aspetto solo, ma è un mix, un complesso di aspetti che devo un po' migliorare. Per quanto riguarda comunque l'aspetto positivo, è legato alla fase realizzativa, comunque la capacità realizzativa che riesco a realizzare, comunque a segnare bene in diverse fasi, quindi sicuramente questo è un pro. Senti, quando Cinciarini dice via tutti, lasciate il campo, lui sente l'attesa da parte del pubblico di che cosa sta per succedere, cosa farà adesso, tutti ci chiediamo. Feel like a suspense? I mean, no. I'm coming from New York City, especially like when you play in the parks and stuff like that, you're used to that. But as you get older and you play basketball for, you know, so long, you start to read that one-on-one is obviously not that important. It's about team success. And I've had my time doing that, but obviously my teammates trust and believe in me a lot to be able to play one-on-one and find them to get them the ball. I feel like that's the most confidence that a player can ever have, because knowing that your teammates trust you in those moments, whether either the game is on the line or you need a bucket at a certain time in the game, that just means a lot, because it's just like a great sign of respect, and it shows how hard I work on an everyday basis. But like I said, it's not only me, it's the confidence they give me, and then, you know, God gave me the gift to be able to do a lot of these things, so, you know, it's not only me. Ma sicuramente è un gioco di squadra, quindi ogni volta che scendiamo in campo è un processo di maturazione costante, quindi sicuramente mi fa piacere la grande confidenza, la grande fiducia che hanno i miei compagni di squadra nei miei confronti, però comunque è, come dicevo prima, un gioco di team, un gioco di squadra, quindi è bello anche il legame che si crea tra noi. E però sicuramente fa piacere anche da un punto di vista personale il fatto di essere magari di punti di riferimento, di giocare uno contro uno in certe fasi magari un po' calde e scottanti della partita, quindi sicuramente questo anche a livello di atmosfera, di clima, accende. Lui ha detto sono di New York, hanno qualcosa di speciale i giocatori cresciuti a New York, cestisticamente parlando? Has something special from a basketball point of view?
I would say we're from a place where a lot of people don't make it from, and you could say that about a lot of places, but being from New York and, you know, being one of the people who obviously got drafted and took the game further than just high school or college, that, and that's obviously no disrespect to anybody, but that means a lot, because that just shows that I was able to keep my head on straight, and I had great people around me, like my mom and my uncle Daryl and Anthony D and my friends Michael Cruz and everybody that has helped me get to this point. I feel like it's just, you know, everybody who had a significant impact, like everybody had a significant impact to keep me on a straight line. And I'm not where I want to be as far as just like the even like the basketball player I am and the person I am, but I feel like, you know, just me taking all these steps and just being around the right people have helped me, you know, get me to a certain point. Beh, sicuramente per quanto riguarda me personalmente è stato importante, anche se penso, anche pensando alle prime fasi, quindi quando ho iniziato a giocare a basket, tutta anche l'altra fila delle giovanili del college. Devo dire che sono stato fortunato perché intorno a me ho avuto comunque delle persone molto a modo, comunque tra parenti e anche amici, che mi hanno aiutato a crescere tanto, quindi questo sicuramente ha fatto di me il tipo di giocatore che sono, oltre che il tipo di persona che sono. Però sicuramente questo devo dire che è un altro aspetto di cui devo essere veramente grato. Giovanni, hai sì, mi volevo subito Giovanni? Collegare che ci sta seguendo una persona che ci segue parecchie volte, mm-hmm. da Nereto, provincia di Teramo. Mm. Sono Angelo, buonasera a tutti. Ciao. Volevo chiedere a Justin con chi ha legato di più in squadra, sempre Easy Forza VL, credeteci sempre. Your family teammate in the team in the locker room. Especially associated with any one of them. Difficult question. Yeah, it's a very difficult question, but I mean, I like all my teammates. I don't have a problem with obviously anybody. Everybody on the team is funny in their own way. Obviously, I've known Trayvon from playing on the Jazz my first year, but I don't have a favorite teammate. But all my teammates are my favorite teammates because, like I said, they accepted me coming in, so. Ma non ho un compagno di squadra preferito o speciale, mi trovo bene con tutti. Ad esempio, quando sono arrivato conoscevo già comunque Trevon Bluiett, perché c'eravamo incrociati nelle nostre varie esperienze cestistiche. Però devo dire che comunque il clima nello spogliatoio è molto bello, molto buono, perché comunque anche tutti sono molto allegri spesso, quindi questo ha contribuito a dar vita a questo clima che c'è. E ovviamente non posso che ringraziare anche per il fatto di avermi veramente ben accolto, pur essendo io arrivato alla stagione in corso. Continuo. Vai, 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 Giovanni. Giocatore più forte che hai incontrato in Italia e la tua squadra più forte secondo te in NBA? La tua squadra, cioè nel senso quella, che, quella piace che ti piace di più. Ah, ok, ok. The strongest player you met in Italy here and also your favorite team in NBA. Ah, man. the toughest player that I played here in Italy so far. Oof. Rispondi prima allora alla squadra. I would say it was probably, obviously, we played, I forgot what team he's on. Langston Galloway, even though he's obviously he's American. There's a lot of good Italian players that I played against. I just can't remember their names right now. Mm-hmm. But I feel like that was a tough guard for us. And even sometimes when I guarded him, I played with him before, so I should know his game a lot. But, you know, he's a very talented shot maker and he hits tough shots. So, We played at home or on the road? We played at home. Ah, forse sarà qualcuno della Virtus, magari. Maybe non so, sarebbe someone from Virtus Bologna. No. Or Pistoia. No. Okay. But, va bene, dici, può darsi che prima della fine gli venga in mente. Però, invece, la tua squadra NBA preferita? My favorite NBA team. Is the Chicago Bulls. Well, we didn't make the playoffs this year, but we made a good run. We made a good run. I feel like they just have a lot, you know, going on with their organization. So obviously, I can't really speak on that. Why Chicago? Well, I grew up a Michael Jordan fan because of my mom.
and my mom used to always have like tapes all around me, DVDs and Space Jam and sneakers and everything around me, where like when I got older, I started looking up who he is. And even when I was younger, like I always used to just like have things of Michael Jordan. So that was the one reason why. But my favorite players in the NBA is LeBron. I like LeBron. And okay. My favorite point guard who I try to like model my game after is Damian Lillard. He plays on the Milwaukee Bucks, so I'm following them. We're down 3-2 right now. Allora, facciamo il riassunto. Per quanto riguarda la prima domanda, hai detto di aver giocato contro in Italia, ma non si ricorda con chi, contro chi, ma qui era una partita in casa, qui a Pesaro, contro una guardia di grande talento e veramente mortifera, e che tirava veramente molto molto bene. E mentre invece per quanto riguarda la squadra preferita in NBA, ha fatto il nome di Chicago Bulls, anche perché sua madre l'ha fatto veramente crescere in mezzo a il DVD, mito di Michael Jordan, cassette e tutto quello che concerneva Michael Jordan. E però ovviamente una menzione importante l'ha fatta anche per quanto riguarda Damian Lillard. E gli piace LeBron, perché vedi come sono le generazioni. La sua mamma faceva il tifo per Michael Jordan, ma lui era troppo giovane, quindi ovviamente il suo giocatore preferito è LeBron James. Ok. Continuo, ho altre due. Intanto c'è Andrea Sabatini, non so se c'ha la foto, se è un grande rimane a Pesaro. Alberto ci ha mandato una foto, ciao Justin, rimani con noi, non so se riesce ad arrivare, comunque ci è arrivata una foto del nostro telespettatore. E insieme a Justin? Sì, insieme a Justin. Okay, okay. E una giornata dalla fine, è già quasi tutto deciso, dice Mauro, e nell'ultima giornata purtroppo ci saranno queste partite che definisce amichevoli. Cosa ne pensate dell'introduzione dal prossimo anno dei play in anche in Serie A, quindi con 10 posti disponibili nei playoff, quindi sarebbe tutto più aperto e avvincente fino all'ultima partita? Questo l'hai già detto Michele. Tu ne abbiamo appena parlato. Io credo che la formula sia una formula che si può cambiare, avverare, perché può garantire fino all'ultima giornata il massimo dell'impegno da parte di tutti, può garantire più incassi, più partite, insomma, più televisione, più giornali, insomma, è sicuramente qualcosa che dovrebbe, potrebbe succedere. Purtroppo noi forse ci dovremmo occupare di un'altra formula, ma speriamo di no, e quindi adesso questa sera non ne vogliamo parlare. Però volevo chiederti invece una cosa, Michele, il futuro della società a uno o a due che sarà diventa di fondamentale importanza, quindi con un presidente dimissionario che è Ario Costa, che insomma ha comunicato a febbraio che a fine anno non sarebbe più stato presidente, con un presidente ancora da trovare, anche se dalle notizie che ho in realtà sembra che si stia stringendo, e quindi forse magari saremo in grado, se faremo una puntata extra supplementare, di darvi magari delle notizie sul futuro societario, che questa sera non solo non è il caso, ma non è meno giusto per me prima di una partita così importante. Ecco, ci saranno dei cambiamenti probabilmente all'interno del CDA, potrebbero cambiare altre cose. Come vedi un po', diciamo, questo futuro di Pesaro? In ognuno dei due casi, perché anche se Pesaro si salva, probabilmente qualcosa cambierà lo stesso in società. Allora, andiamo con ordine. Io il verbo lo uso, retrocedere non è un dramma. Non è assolutamente un dramma, anche società importanti, e la stessa Welle, come dire, ha già vissuto l'esperienza della Serie 2, quindi retrocedere a mio parere non è un dramma, anzi è un'occasione per poter ripartire ricostruendo, avendo oggi certezza di quelli che sono stati le principali aree critiche che hanno portato poi il club in questa situazione di classifica. Quindi da questo punto di vista io sarei assolutamente, assolutamente tranquillo. Il tema è creare, anzi ricreare intorno alla VL un clima imprenditoriale di fiducia, e quindi rendere appetibile il progetto basket, il prodotto basket VL. Credo che sia un'operazione che si può fare. Chiaro, io sono cresciuto con la generazione di Costa e Magnifico, quindi, come dire, siamo coetanei, però credo che è giusto che ci possa essere un nuovo presidente, ma anche un nuovo scenario che possa garantire al nuovo presidente di fare dei progetti, di mettere dei programmi, di porre degli obiettivi che non sono quelli del tutto e subito, perché l'altro problema è che ovviamente
il tifoso o i tifosi sono stati abituati sempre molto bene e invece tutto è subito, come insegnano anche altri sport, è molto molto difficile ed è sempre più difficile da ottenere con questa congiuntura. Andrea, vorrei chiederti di mettere in onda le immagini di Brindisi Venezia, così andiamo a vederci la nostra avversaria di domenica, Venice, on TV. E, ecco, una partita contro una delle prime quattro della classifica. Che mentalità ci vuole per affrontare un'avversaria così forte? Right mindset to face Venice. We just have to go in there just ready to play basketball and ready to be physical and ready to just give everything we have. Like I said before, we know what we're playing for and we know who we're playing against. They played them. I know some people on the team, on the Venice team. So, I mean, I know, you know, they're going to play hard so and give it all they got. So we just have to be ready to just play hard and like really hard and, you know, just try our best to win this game. Sei mai stato a Venezia? Have you ever been to Venice? No, I haven't. I heard it's like really nice, but I have never been allora, there. Prima, before win and then visit the city, okay? That sounds good to me. Mi piace, ok. Prima vinciamo, poi visitiamo la città. Ha detto che sa, comunque stanno studiando in settimana comunque la squadra, la stanno guardando anche al video, quindi si è reso conto comunque che la Reyer è una squadra molto fisica, e quindi il piano partita è abbastanza semplice, anche se sarà complicato metterlo in pratica, però è sicuramente quello di giocare tosti con tanta intensità, però ecco, ci si sta lavorando adeguatamente in settimana, quindi poi si tratterà di metterlo in campo domenica. Te Michele, ci credi in una vittoria a Venezia? Perché se arrivassero poi i risultati favorevoli dagli altri campi e non il nostro, sarebbe la beffa più crudele. Ma più che crederci io, ci devono credere loro innanzitutto. Certo. Io credo che certo, Venezia ha una panchina molto più lunga, è una squadra fisicamente molto più tosta, ha tanti vantaggi in più, però era scontata anche la partita con Milano, se non sbaglio, vero? Ah, sì. E invece? Invece. Quindi... Sì, ma comunque Venezia ha perso a Brindisi, quindi voglio dire, ci può stare che una squadra grande perda contro una più piccola, no? È sempre successo. Non c'è dubbio, Brindisi è un campo che per caratteristiche, anche per presenza di pubblico, insomma è un campo... come dire, un po' particolare, quindi sì, ci sta la sconfitta, ma insomma, ci devono credere loro, ci devono arrivare convinti di potercela fare, convinti anche di poter, anche rispetto alla partita della scorsa settimana con Cremona, capire anche che ci sono dei momenti in cui forse conviene controllare anziché accelerare, custodire dei tesoretti e mettere da parte dei tesoretti anziché sprecarli. Bene, noi abbiamo promesso a Justin, sono 22:13, che l'avremmo mandato a dormire, quindi tra poco you will go to sleep soon. Yeah, it's very soon. Got practice in the morning, so okay. You gotta be well rested. Dici solo qualche tatuaggio, qual è il tatuaggio a cui sei più affezionato e tattoo that you are e spiegacelo really magari. On. C'è anche una data qua che well, this one is my daughter's name. It's kind of small because I got a cut here, so it's allora, like quello weird. È il nome di sua figlia, ok. But oh yeah, figlia. Ah, figlia. Yes, sì, okay. Sì. And then all my tattoos have just a certain meaning to it. I have tattoos everywhere. But Miss Loretta. Well, this is my grandpa and my grandma. Ah, i tuoi nonni. Yes. Okay. Okay. I used to obviously stay with well, not obviously. I used to stay with them a lot when I was younger. Well, all the time when I was younger, and they were pretty much like my second parents, so just being with them all the time just meant a lot, and they taught me a lot, and I've missed them a lot, so. Gli mancano molti nonni per con cui è cresciuto praticamente in tutta la sua infanzia, e ha parlato dei nonni come veramente dei secondi genitori, quindi. Per molti ragazzi sì. Che vengono dall'America, i nonni sono stati delle figure fondamentali, quindi bella questa cosa, nice. We appreciate that. Allora, io voglio lasciarvi questa sera. L'unica cosa... Vai Giovanni. Penso che se avremo un'altra puntata ne parleremo più sì. Approfonditamente. Ci chiedono e ti salutano, Betta, sì. Se Arcecci sarà il nuovo presidente il prossimo anno. Credo di no, perché da quello che, cioè il presidente della VL mi state chiedendo? Sì, sì, sì. Ok. No, non credo che sarà lui, perché dalle voci che ho si parla di un imprenditore. Arcecci non è un imprenditore, quindi io penso che Franco possa rimanere, penso, a fare il presidente del consorzio, ma dalle voci che ho
il nuovo presidente potrebbe essere un imprenditore. Un ultimo saluto ci arriva da Luca Ghezzi, ragazzo simpatico e semplice, complimenti, un saluto da Luca, onorato di avergli dato un passaggio. Grazie, non so, vera special friend. Allora, intanto facciamo anche i complimenti ai nostri under 19 che sono arrivati primi nel loro girone alle finali nazionali di Chiusi di Chianciano Terme, provincia di Siena. Hanno vinto tutte e tre le partite e domani giocheranno i quarti di finale contro la Stamura Ancona alle 18, un vero derby di quelli da lacrime e sangue, insomma, sarebbe bello assistere. Complimenti a Maretto soprattutto, che ha fatto le 34. Ultime due partite 34 punti, quindi adesso si è scatenata la caccia intorno a lui. So che il suo agente, che è un argentino come lui, Paparella, che forse ricorderete a Fossombrone e anche a Senigallia, credo, vero Giovanni? Ecco, il suo agente è circondato da tutti gli altri procuratori, quindi attenzione VL, non farti scappare questo ragazzo, perché se soprattutto dovessimo affrontare un campionato di A2, io penso che potrebbe essere un cardine di questa squadra, però questa è la mia opinione personale e ne parleremo anche di questo più avanti. Vuoi dire qualcosa ai tifosi? Would you like to say something to the fans? We're going to fight our hardest this last game. I know how much it means to the city and I know how much it means to us in general, so I feel like the only message I have is we're going to just keep fighting until the end, and this is the last game, so. And we really appreciate the support since I've been here, and I guess all season long. From what I heard before I got here and when I'm here, I see the same things of what I've been hearing about Pesaro, and it's, like I said, it's nice, it's amazing, and the fans are loud, and the support is amazing from everybody, so we definitely appreciate that all season long. Il messaggio ai tifosi, soprattutto in vista di domenica, è lotta dura fino alla fine, daremo tutto quello che abbiamo, anche perché sappiamo, siamo molto ben consapevoli dell'importanza della posta in palio, e non posso, in generale, da quando sono qui a Pesaro non posso che confermare quanto mi era stato detto, quindi che è un posto veramente bello, tifosi molto appassionati, e tanta carica, tanto calore, tanto apprezzamento, quindi questo sicuramente lo porterò sempre con me. Molto bene, se Giovanni vuoi dare la soluzione del contest, sì, che la soluzione del vincitore è Lorenzo, è andato in doppia cifra ben 8 volte con, su 9, con 25 punti segnati contro la contro Brescia al suo primo debutto in debutto. Maglia biancorossa. 8 volte su 9 in doppia cifra, non male, Michele? Non male. Ecco, anche tu, se vuoi salutare i tifosi e augurare qualche cosa prima di No, l'augurio no, ma ovviamente sono ospite della trasmissione più difficile della stagione e spero che, come dire, spero perlomeno di portare bene. Ok, quindi questo è il mio saluto. Io vi ringrazio, ringrazio Justin per essere stato qua con noi, per il suo carattere anche che ci piace molto, la sua personalità. Grazie a Giovanni Bruscia, come sempre, per la traduzione, Michele Romano, grazie. Giovanni Zibba ai social, Andrea Sabatini in regia. Poi devo fare un ringraziamento particolare a Emanuela Lorini e Silvia Mucci per il make-up, per avermi aiutato durante tutti questi mesi. E adesso io vi saluto e poi lasceremo scorrere le immagini di un giocatore, oggi l'album dei ricordi è dedicato a Alfonso Ford, sperando che dall'alto ci dia una mano ancora una volta come Angelo Custode. Ascolteremo la canzone Hero, cantata da Claudio Ortolani, che è una brava artista pesarese. Il video, come sempre, bellissimo, a cura di Claudio Iacchini. Penso che il finale di Alfonso è il giusto saluto per questa trasmissione, perché lui è il giocatore simbolo della nostra società. Grazie a tutti e speriamo di vederci in questa puntata extra oppure il prossimo anno. Un abbraccio.
Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti, per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Da più di un secolo sul territorio, Macchini Ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini Ceramiche, sempre al vostro servizio.